Buonasera e ben ritrovati con Amico Fisco e in particolare con Tiziana Vianello, funzionaria della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Intanto ciao Tiziana, che ci Ciao Michele, parla in buonasera. particolare oggi delle recenti novità in tema di deduzione dei costi su autoveicoli utilizzati nell'ambito di un'attività di impresa. Di che cosa si tratta, Tiziana? Buonasera ai telespettatori, ciao Michela. Sì, diciamo che a partire dal 1 gennaio del 2013 entreranno in vigore importanti modifiche in tema di deducibilità dei costi su autovetture e motocicli che vengono utilizzati nell'ambito di attività di impresa o di altre professioni. Si tratta di modifiche dovute all'entrata in vigore della cosiddetta legge Fornero, cioè la legge 92 del 28 giugno scorso, che appunto per finanziare il mercato del lavoro ha variato, diminuendoli, i limiti di deducibilità di costi sulle autovetture che sono utilizzate a scopo professionale. Ecco, quindi parliamo proprio dei limiti della deducibilità delle spese relative all'utilizzo di questi automezzi o motoveicoli. Infatti abbiamo l'articolo 164 del TUIR, cioè il testo unico delle imposte sui redditi, che stabilisce dei limiti appunto alla deducibilità dei costi relativi all'acquisto e alla gestione delle autovetture e dei motocicli utilizzati in ambito di attività di impresa o di altre professioni. Le modifiche introdotte dalla legge Fornero diminuiscono questi limiti. Specifichiamo innanzitutto che quando si parla di costi relativi alle autovetture si fa riferimento sia al costo di acquisto, che quindi inciderà nell'anno con la quota di ammortamento o con i canoni di noleggio, con i canoni di leasing, ma si fa riferimento anche ai costi di gestione del mezzo stesso, come per esempio le spese per il carburante, i pedaggi autostradali, le manutenzioni, il cambio dei pneumatici, ma anche le assicurazioni e il bollo. Ecco, come sono variati questi limiti, Tiziana? Questi limiti verranno ridotti dal gennaio 2013, infatti si passerà dal precedente 40% al nuovo 27,5%. Questo significa che sui costi che io ho sostenuto dovrò calcolare, applicare questa percentuale come appunto limite di deducibilità. Non verrà invece variato il tetto massimo di spesa sulla quale calcolare la quota di ammortamento, che rimarrà di 18.076 euro, cioè i vecchi 35 milioni di lire. Questo significa che se io compro come impresa o come libero professionista un'autovettura che costa di più di 18.000 euro, comunque l'ammortamento lo potrò calcolare sul 27,5 di 18.000 euro, quindi su 4.970 euro. Ecco, quali sono invece le nuove disposizioni per i veicoli dati in uso ai dipendenti? Per i veicoli dati in uso ai dipendenti, la percentuale di deducibilità passerà dal precedente 90% al 70%. Si tratta in particolare di quei mezzi, che vengono concessi ai dipendenti in uso sia, durante l'orario di lavoro, ma anche durante il tempo libero e il fine settimana. E per l'utilizzo di questi mezzi, ai dipendenti viene calcolata la tassazione in busta paga sul cosiddetto fringe benefit. Specifichiamo che, per i mezzi che sono dati in uso promiscuo ai dipendenti, non vi è limite di spesa su cui calcolare la quota d'ammortamento. Ecco, e per quanti veicoli vale questa deducibilità delle spese? E in questo senso rimane confermata la vecchia norma che prevede la deducibilità dei costi per una sola autovettura se si tratta di imprese individuali, invece per una vettura per ogni socio associato se abbiamo invece un'attività gestita in forma societaria. Ecco, ci sono delle eccezioni relative a determinate categorie di queste percentuali? Sì, vi è una deducibilità integrale, quindi il 100%, per i costi sulle autovetture utilizzate a scopo esclusivamente strumentale, cioè quando l'attività di impresa non può essere esercitata senza le autovetture. I casi classici sono le attività di autoscuole e le società di noleggio di macchine. E la deducibilità integrale è inoltre prevista anche per le autovetture ad uso pubblico, come per esempio i taxi o come il noleggio di veicoli con conducente e muniti di licenza comunale. Ci sono delle percentuali diverse che sono previste anche per gli agenti di commercio, i quali, come fisiologico, utilizzano la macchina in modo più intenso. E per loro, infatti, la percentuale di deducibilità rimane confermata, quella vecchia, che è l'80%. E un limite di costo di spesa di acquisto dell'autoveicolo superiore a 18.000 euro, in quanto è dei vecchi 50 milioni di lire, cioè 25.823 euro. Ecco, ci sono anche delle novità che riguardano in particolare l'IVA?
No, per l'IVA non ci saranno cambiamenti dovuti alla legge Fornero, in quanto rimane confermata la vecchia percentuale di detraibilità del 40%. In pratica, fino al 31 dicembre avremo una sostanziale omogeneità tra la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, il 40%, e la detraibilità dell'IVA, sempre il 40%. Invece da gennaio avremo un disallineamento tra il 27,5% sulle imposte sui redditi e il 40% invece di detraibilità dell'IVA. Benissimo Tiziana, ti ringraziamo, come sempre ricordiamo anche l'email della trasmissione amicofisco@telechiara.it. Grazie dell'attenzione, arrivederci e buona serata.